Ciao ragazzi e benvenuti su Gossip Drums. Oggi voglio parlarvi di un brano famosissimo degli AC/DC che è Back in Black e voglio spiegarvi il perché questo brano semplicissimo io lo suonavo in modo completamente sbagliato. E cioè voglio portarvi un pochettino passo passo a capire quali sono stati i miei errori, come li ho risolti e come ho fatto a suonare Back in Black nel modo corretto. Quindi non voglio rompervi troppo le scatole con una intro perché oggi ci sono un bel po' di cose da dire. Quindi mando subito la sigla, che sarà un po' diversa dal solito, ma lo vedrete subito. Mando la sigla e poi vi spiego tutto quanto. Come avete potuto vedere, la sigla di oggi era completamente diversa dalla mia solita, perché proprio oggi è uscito il mio nuovo corso Batteria Rock Volume 1, un corso in cui partiamo dalle basi e si arriva a diventare dei veri batteristi rock, appunto. Quindi partiamo dalle basi, partiamo dall'accordatura, partiamo dall'impostazione giusta, ma poi la cosa mia importante è riuscire ad apprendere tutta la tecnica, tutti i vari concetti che stanno dietro alla batteria rock insieme alle canzoni. All'interno di questo corso ci saranno un sacco di canzoni famose. Si passerà dai Queen, ai Police, ai Coldplay, agli Oasis, ci sarà un riff in stile Metallica, ci sarà C'è chi dice no di Vasco Rossi, cioè ci sono veramente un sacco di canzoni e ho proprio deciso di spiegarvi tutto quanto applicandolo proprio alle canzoni. Quindi andremo a vedere i principali groove, i principali feel del rock, quelli che ci servono veramente nel momento in cui andiamo a suonare, perché poi quella è la cosa importante, dobbiamo studiare le cose che ci servono veramente per poi applicarle in delle canzoni quando suoniamo cover, quando suoniamo brani inediti, eccetera eccetera. Quindi studiamo bene la base, applichiamo tutte le canzoni che ovviamente saranno scaricabili, ci sarà un PDF con tutte le trascrizioni degli esercizi, tutte le trascrizioni delle canzoni. Il corso dura più di 10 ore, quindi c'è veramente un botto di roba. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link che vi servono, perché vi lascio il link per andare ad acquistare su gossipdrums.it il mio nuovo corso Batteria Rock 1, che è in sconto fino al 15 di marzo, quindi per 15 giorni sarà in sconto lancio, avrà un prezzo lancio come si dice, e quindi scontatevi un bel po', quindi andate a farvi un giro. E qui sotto in descrizione vi lascio anche un altro link per avere qualche informazione più sul corso, quindi basterà cliccare sul link, mettete la vostra mail, mettete il vostro nome e avrete le informazioni che vi servono. Quindi potrete vedere alcuni video proprio del corso, quindi il video introduttivo più alcuni video spiegazione, diciamo, in cui vi faccio vedere alcune cose che ci sono all'interno del corso, e soprattutto potrete vedere anche tutti gli argomenti trattati nel corso, quindi potete spulciare bene tutto quanto per poi capire se fa il caso vostro o meno. Quindi partiamo pure con il video di oggi. Voglio spiegarvi un po' qual è la mia concezione, cioè voglio partire da un groove semplice, che teoricamente sembrerebbe semplice, come quello di Back in Black degli AC/DC, per spiegarvi qual è il mio modo di pensare un groove, il mio modo di pensare alle canzoni. Perché? Perché il groove di Back in Black degli AC/DC è un groove veramente semplicissimo in teoria, cioè è il groove base, il groove di Back in Black è questo. Quindi un groove teoricamente molto 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 semplice, perché è uno dei primi groove che si imparano, il groove proprio base, ma se fatto in questo modo, come l'ho fatto adesso, non funziona assolutamente all'interno della canzone. Quindi voglio spiegarvi come, anche solo con un groove semplice come questo qua, possiamo creare qualcosa di veramente figo. Quindi non è vera la cosa che se una cosa è facile, allora non funziona. Una cosa è facile, ma quella cosa facile bisogna farla nel modo giusto. È proprio un po' questa la mia concezione che ho voluto portare all'interno del corso. Le cose giuste fatte bene. Secondo me è questa la chiave per riuscire appunto a suonare rock nel modo giusto. Quindi andiamo ad analizzare un attimo quello che è questo groove. Cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4, Charleston in ottavi. Partiamo dalla strofa di Back in Black, quindi diciamo l'inizio. Prima cosa, rullante. Il rullante deve essere sicuramente bello potente, quindi possiamo ad esempio, non lo dobbiamo fare per forza, ma possiamo ad esempio girare la bacchetta al contrario e scegliere se usare o meno il rimshot, quindi usare pelle e basta oppure andare ad utilizzare pelle e bordo insieme.
facendo pelle e bordo insieme noi avremo un suono molto più secco. Facciamo in questo modo, utilizziamo solo pelle per quanto riguarda la strofa e poi nel ritornello che vedremo dopo andremo ad utilizzare il rimshot. Cassa ovviamente su 1 e 3 suonata con il tallone su, mi raccomando non suonate la cassa col tallone giù perché altrimenti non riusciamo ad avere la potenza che ci serve, cassa suonata col tallone su e andiamo a vedere il charleston perché il charleston è forse la parte più importante di questo groove. Come vi ho suonato prima il charleston? Non funziona, ok, è giusto, ma non ha lo stesso appeal che deve avere un groove rock. Il charleston in questo caso dovremo andare a suonarlo con un portamento diverso, cioè andare ad accentare un colpo sì e un colpo no. Quindi anziché suonarlo tutto dritto, dobbiamo andare ad accentarne uno e l'altra suonarla un po' più piano, non troppo, non questo. Ma una via di mezzo. Questo perché? Questo perché il rock deve essere molto pesante, la batteria deve essere molto pesante quando si suona il groove. Sentite, se io faccio questo, è giusto, è un po' robottino, ma volendo è giusto e a tempo. Se io faccio questo, cambia completamente, perché il charleston prima è tutto uguale. Ti 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 ti, adesso è. È molto più pesante quello che riesco a dare come andamento, come portamento, quindi e questa è idealmente il portamento di Back in Black degli AC/DC. Ovviamente nel momento in cui forse è un filino più veloce perché più o meno una bel genere. E qua, come potete vedere, ho anche aggiunto il fill. Pa 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 pa. 1 2 3 4 tum. Pa pam pa pam pa pam pa pam. Ritmicamente sarebbe 3 4 ta 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 ta. È un fill che dura 3 quarti. 1 2 3 4 1 ta 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 ta. E poi ricomincia la strofa oppure va direttamente al ritornello. Il fill come funziona? Il fill all'inizio è solo fatto da rullante e poi charleston e cassa. E gli ultimi due colpi di rullante. Non fate questo. È sbagliato aprire il charleston in questo modo. Dobbiamo sempre cercare nel rock di avere un andamento anche nei fill un po' pastoso in questo caso. Quindi il charleston continua mentre facciamo il fill. Sentite. Se noi lo facciamo aprendo il charleston con il piede sinistro, si stoppa subito il charleston, quindi non funziona. Questo non è così tanto utilizzato nel rock, è un po' più da funk. Perché il funk è molto più saltellante. Il rock deve essere bello pesato, quindi anche in questo caso. Anche col rimshot volendo. Ne
nel momento in cui facciamo il film, mi raccomando, ricordatevi di alzare un pochettino il Charleston, andando non ad aprirlo, non riuscivo più a parlare, ad aprirlo troppo, quindi... perché sennò fa troppo bordello, fa troppo baccano. Dobbiamo alzarlo solo un pochettino, quindi qui è una questione di sensibilità del piede sinistro, alzarlo solo un po' e rendere il nostro Charleston non più closed, si dice, ma half open. Questa è una cosa di cui parlo molto all'interno del corso, cioè la differenza tra closed, half open, open. Perché il Charleston ha mille suoni, quindi bisogna impararlo il più possibile. Half open significa che... va suonato un pochettino aperto e bisogna continuare a lasciarlo un pochettino aperto nel momento in cui andiamo al ritornello. Il ritornello avrà una dinamica, quindi un volume più alto rispetto alla strofa e quindi dovremo aprire un po' di più il Charleston rispetto a prima. Se la strofa era questo, il ritornello sarà... sentite che il Charleston è molto più pastoso, gira molto di più rispetto a prima. Questo è molto importante perché diamo un po' di più di volume. Quindi vi faccio di nuovo strofa, passaggio, ritornello. Ok, vedete che è proprio diverso. Ho messo il rimshot anche sul rullante, ho aperto un po' il Charleston e ci ho dato un pochettino di più, anche se il groove rimane sempre lo stesso. Vedete, abbiamo suonato sempre lo stesso groove, ma siamo passati da questo a questo. Direi che cambia un pochettino la questione, anche se teoricamente i colpi che diamo sui pezzi della batteria sono sempre gli stessi. E questo è solo una possibilità, perché poi ci sono tantissime possibilità di mantenere lo stesso identico groove come colpi, ma far sì che diventi cose diverse all'orecchio dell'ascoltatore, vediamola così. Alla fine un'altra cosa che vi voglio dire è, alla fine del ritornello c'è... Back in Black... Oltre a cantare molto bene, tranquilli, nel corso non canto, non vi preoccupate, ci sono i crash da suonare, quindi... i tre crash da suonare, pam pam pam, flam. Il flam, che cos'è? Il flam, perché molti di voi magari avranno già visto dei video sul flam, in cui ti dicono, il flam è sono due colpi molto vicini che vanno suonati, uno piano e l'altro forte. È vero, ma nel rock, virgola, perché i due colpi del flam sono sempre da suonare molto vicini, ma questi colpi sono da suonare belli potenti, siamo sempre rock, siamo sempre nel rock, quindi dobbiamo suonare... questo è il flam rock. Flam classico è una cosa, flam rock è l'altra. Ovviamente anche di questo ci sarà una puntata apposta e andremo poi ad applicarlo in vari modi all'interno del corso. Ma come funziona quindi qua? Pa, 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 flam e poi ripartiamo con la strofa. Quindi partiamo da metà del ritornello. Quindi, come vedete, una canzone che pare semplice, in realtà è semplice se la vogliamo suonare dritta e normale, quindi magari abbiamo cominciato a suonare la batteria
da pochissimo riusciamo a fare giusto il ritmo base e vogliamo suonare una delle nostre canzoni preferite. Ma se poi andiamo un pochettino più nel dettaglio, scopriamo che il groove in realtà va fatto in un altro modo completamente. I colpi sono quelli lì, come vi ho detto, ma ci sono tante cose per rendere un groove da giusto ma asettico, giusto ma macchinetta, a groove rock figo. Quindi questa, come vi ho detto, è una lezione, un video in cui voglio spiegarvi proprio la mia concezione di studio del rock e di come vedere tutto l'ambito rock, perché per prima cosa, come vi ho detto, non è vero che difficile uguale figo, ma tante volte semplice è uguale ancora più figo se fatto bene, e soprattutto appunto volevo darvi un'infarinatura di quello che secondo me sono le cose importanti. Quindi ovviamente adesso ho parlato più di groove, ma poi vi ho parlato un po' di feel, nel senso che vi ho fatto vedere un po' di feel di Back in Black, ma tutto quello che vi ho detto è applicabile ai groove, ai feel, alle pause, a tutto quanto, perché poi è tutto importantissimo, deve avere tutto tiro nel momento in cui suoniamo un pezzo rock, a qualsiasi velocità, a qualsiasi difficoltà, eccetera eccetera. Quindi con questo spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia servito più che altro. Io vi ricordo ancora che proprio oggi è uscito il mio corso Batteria Rock volume 1, che trovate qui sotto in descrizione. Trovate sia il sito per andare a vedere tutti i miei corsi, per fare un giro sul sito eccetera. Se per caso volete avere delle informazioni in più sul corso, se non siete convinti, se volete capire che cosa c'è all'interno del corso, vedere alcuni video che ci sono proprio all'interno del corso e poi decidere che cosa fare, se acquistarlo o meno, vi lascio comunque sempre il link qui sotto. Come vi ho detto, basterà dare la vostra mail, scrivere il vostro nome e vi arriverà una mail con tutto quanto in modo completamente gratuito. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo video, se anche voi avete avuto lo stesso problema sul pezzo di AC/DC, magari su un'altra canzone, qual è stata la canzone più che altro che vi ha fatto proprio dire cavoli, questa pensavo si suonasse in un modo, invece va suonata completamente in un altro. E boh, scrivetemi un po' di cose, scrivetemi un po' di commenti, scrivetemi se siete contenti del fatto che sia uscito il mio nuovo corso, non lo so, ma con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al canale, fare le cose solite, ma ormai le sapete già, e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!